La gente qui è alle prese con un grosso problema. È arrivato un enorme orso ghiotto di sangue umano. Beh, sistema quel bestione e gli abitanti ti saranno grati. Sembri uno che ama le sfide. C'è una lince da queste parti che si nasconde bene. Ho perso il conto di quanti hanno provato a prenderla per la sua pelliccia così perfetta. Vale una fortuna, senza contare la reputazione che otterresti.
Un altro cacciatore qualche giorno fa mi ha raccontato una storia già sentita. Una preda gigantesca invulnerabile ai proiettili. L'hanno colpito più volte, ma dicono che si rialzi sempre. La soluzione per me è un coltello affilato, ma è dura avvicinarla. Yama. Puoi dimostrare chi sei cacciando il lupo capobranco della zona. È grosso, veloce e cattivo. Solo due uomini l'hanno incontrato e se ne sono pentiti amaramente. Calma. Calma. Calma.
C'è una valle qui vicino usata dai cani Ankea per compiere i riti di passaggio. Dicono ci sia un puma che si è messo a cacciare nella zona e che ha aggredito spesso i ragazzi più giovani. Qualcuno dovrebbe impedire che accada. E poi la pelliccia di puma vale molto, a dirla tutta. Andiamo. Conosci l'alce chiamata Re Edoardo? Te la ricorderesti. Non ha una compagna per quanto è aggressiva. E i cacciatori la evitano per paura che li carichi. Quella bestia non ha paura di nulla. Si dice che non ami granché i cavalli, ma io non rischierei la vita sulla base di una voce. Ah!